Everybody. Ballamo. Somebody. Ringraziamo Gianmario Lussana per questo sottofondo musicale. Allora, The Colors ad Assago, al Forum, yes. Lighting designer, show designer, Francesco De Cave. Ciao Giancarlo. Tanto per cambiare ormai. Ok, allora Francesco, io qui ho visto un pochino di prove durante il soundcheck. Parco, luci pazzesco, palco stupefacente. Cosa ti sei inventato per questo gruppo così particolare? Ci siamo inventati qualcosa non di insolito, perché tanto ormai è già stato inventato tutto. Per prima, se riuscissi a inventarmi qualcosa di mai visto, potrei veramente finire sui giornali, quelli belli, quelli grossi, quelli americani, perché lì andiamo. No, un bel palco, ritengo di essere quasi arrivato al 3D, nel senso che sono riuscito a dare, insomma, molti aziende, ragazzi, insomma, sì, tecnici che lavorano con me sanno quanto apprezzo io i cerchi, quindi mi piace molto la rotondità. E qui abbiamo veramente esagerato, siamo arrivati a 30 metri di diametro con un bel cerchio inclinato quasi a 45 gradi sulla parte frontale. Sono riuscito a creare vari piani di illuminazione, quindi accendendo e spegnendo cose, dando profondità con gli effetti, i colori, insomma, l'utilizzo del dimmer, che è una cosa importante, che si vede pochissimo, perché o è sempre tutto acceso o sempre tutto spento, quindi cercare di dare profondità, calibrare la fotografia, quella che comunque menziono sempre in tutti gli show, deve essere sempre super presente. È un bel palcone, grande, pieno di cerchi, pieno di fari e soprattutto senza video LED. Ecco, questa è una scelta particolare, no? Perché a parte due iMac neanche troppo grandi messe ai lati del palco, il palco vero e proprio è privo di video LED, no? Perché questa scelta quasi demodé, o quantomeno più rock che pop quasi, no? Sì, perché parlando con i ragazzi, quando stavo mettendo su il progetto, ho tentato questa strada, ho detto ormai tutti hanno il video LED, tutti fanno la stessa roba, se non hai un LED sembra che tu non sia nessuno, investiamo sulle luci, e per questo abbiamo messo su 500 fixture, 40 universi di MX, insomma ci ho dato dentro, ecco, non che io non sia rinomato per questo, ma questa volta devo dire che all'interno, indoor, in un palazzetto, 500 fari non sono pochi. E quindi mi hanno dato retta e siamo arrivati qui, io sono molto soddisfatto, loro allo stesso modo mi hanno straringraziato per quello che abbiamo fatto insieme, perché poi le cose si costruiscono insieme. Però devo dire che era da tanto che non mettevo in piedi uno show dove c'era solo luci, quindi non ti puoi appoggiare a nulla, devi tu inventarti il colore, devi tu dare un colore a quella canzone, devi capire che colore ti richiama, che colore ti ispira quando l'ascolti. Quindi eccolo qua, ci siamo tornati indietro. Invece di 160x64 ho messo 110 Cobra, quindi un'ottantina di Color Strike. Insomma, 500 fixture, questo è fondamentale. Ma allora, però, diciamo la verità, quando non c'è il video, per il lighting designer puro come te, è sempre un po' un godere, diciamolo. No? Ma guarda, non è proprio così, non è proprio così, perché comunque lavorare col video non significa andare dietro a qualcuno, significa collaborare con qualcuno, significa aiutare qualcuno a fare già da subito, quando si va in costruzione dello spettacolo, una regia. Quindi qui che colore facciamo, che colore diamo a questa cosa qui, io sapendo già che di voler dare un arancio magari chiedo un blu, e quindi sei un po' agevolato con il video LED, perché intanto maschera tante cose, perché la luce che emette fa sì che se tu dovessi mai commettere un errore, diciamo che passa, insomma, può, ma sì, quando il LED comincia a pompare tu devi quasi stare fermo, perché se non diaframmi giusto tu non ti vedi. Quindi più stai acceso, lui pompa, poi ci si alterna, no? Quindi quando non c'è il LED è più pesante, perché tu devi marcare, almeno come faccio io, ogni singola battuta del brano, ogni singolo cambio del brano, con un colore, con uno stacco, con uno stacchetto, con la posizione, con un effettino, con tutto quello che poi la tecnologia ci mette a disposizione fondamentalmente.
quindi non è più semplice, è più difficile quando non c'è, però è più bello, è più, cioè, appunto dico, è più difficile sicuramente, però è anche più godurioso forse, no? Ma allora dimmi una cosa, qui hai ricreato una sorta di abside tecnologico, no? dietro questi ragazzi, ma spiegami invece il mood, perché i The Colors sono un gruppo che fa musica diciamo disco, musica dance, musica elettronica, no? Però ho visto che ci sono anche dei momenti più intensi con questo sassofono, con questi momenti, ecco, come hai conciliato un po' queste due facce del concerto? Con la potenza e la durezza, quando voglio, dei proiettori che ho messo su, con la sinuosità dei cerchi, avvolgerli, li ho praticamente avvolti in questa gabbia di luci. Loro, dietro di loro, hanno tre semicerchi, tre archi che vanno dal più piccolo al più grande, e l'ultimo in basso è a un metro e mezzo, due metri dal palco, quindi è proprio dietro di loro, sono proprio avvolti dalla luce. E poi c'è questo grande semicerchio frontale inclinato a 45 gradi, che appunto è di 30 metri di diametro, quindi li ho avvolti con la luce. La potenza, la parte elettronica la tiriamo fuori con 30 laser, piccolini ma sono 30 laser, poi sparkler jet, insomma abbiamo un bel po' di proiettili in canna, insomma. Okay. Questo è uno show che almeno al momento è one shot, cioè si fa oggi e basta, no? Se si dovesse portare in tour bisognerebbe ripensarlo un attimo, no? Ingegnerizzarlo. Batras, insomma, un po' più di personale, però si potrebbe fare. Il problema è fare i focus, perché comunque con i fari tutti inclinati così, con varie inclinazioni e tutte queste fixture, io ieri notte ho impiegato 3 ore di focus. Quindi 500 fari. Soprattutto 110 Cobra, Beam, se fai delle raggiere con 110 pezzi li devi rimettere a posto tutte se vuoi che i disegni siano simmetrici. E poi sappiamo che De Cave è un perfezionista, ce lo dicono tutti, per cui se proprio non è come deve essere, si riparte da capo. Allora, dimmi una cosa invece, sul floor cosa hai piazzato? Macaura, che adoro, e delle Colo Strike e dei Cobra, che sono agli angoli della passerella, che servono anche a fare delle altre cose, illuminare delle cose che poi vedrete. Ci lascia in sospeso. E invece per i segui persona, qualche soluzione hai scelto? Solidi robe forte con robe spot control, e sull'artista ho il doppio segui persona, ho il doppio forte, quindi due a destra e due a sinistra, e poi ne ho altri due un po' più avanzati per fare gli ospiti, e uno di controluce, quindi ho 5 operatori che gestiscono 7 motorizzati. Okay. E tu da qui regoli qualcosa? Sì, tutto, focus. Fanno pan e tilt, io regolo fuoco, zoom e dimmer, colori. Ecco, un'altra cosa bella di lavorare con loro è stata quella di trattarli come tre artisti. Si parte con tutti e tre colorati, per poi farli diventare tutti e tre bianchi. Quando lui inizia a cantare, a volte la band rimane un pelo indietro, ma di colore, ma sugli incisi sono tutti bianchi, perché i Colors sono un artista, non c'è un cantante, e sono tre artisti, quindi li ho trattati come se tutti e tre a modo loro cantano fondamentalmente. Uno suona la batteria, l'altro basso e tastiera, Stash canta e chitarra, quindi sono spesso colorati tutti e tre insieme e spesso bianchi tutti e tre insieme. Quando strobo su tutti e tre, mi segui persona con la strobo, insomma cosettine che da tempo non avevo in mano, non potevo fare, e qui mi sono permesso di poterle fare. Chi ha costruito questa, diciamo, tutto l'impianto tecnico, il service, chi è, e chi ha fatto poi la scenografia? Total Full Service Agora, la scenografia di TechSet. Inutile dire che poi tu abbia programmato tutto a casa tua, nel tuo studio, che ormai ben conosciamo. E quali sono stati gli input che ti hanno dato gli artisti? Cosa avevano in mente gli artisti per questo loro grosso, forse primo grosso, grande concerto? Tante strobo. Sì, cosa che ho fatto, mi sono divertito particolarmente a programmarlo, perché la loro musica è punto di tanti effetti per chi fa luci, quindi mi sono particolarmente divertito a dividere i brani, dove mettere il laser, dove mettere le luci, dove mettere le strobo, insomma ce n'è stata, mi sono veramente divertito. Ho passato una settimana in studio e sono uscito da lì con tutto fatto, tutto pronto,
arrivati abbiamo fatto un piccolo allestimento a Livorno, dove avevo rimesso a posto un po' di cose, insomma, ma ormai siamo all'85% con quello che si fa a casa. Se hai il background, conosci bene il tuo programmino, vabbè, cose che ci siamo insomma già detti più volte, la console è sempre la stessa, quindi avanti. La console ovviamente OG 4, poi lo inquadreremo. Chi sono, Franci, i tuoi collaboratori, sia quando programmi o diciamo nella fase creativa, sia poi sul campo quando bisogna fare il concerto? Nella fase creativa diciamo che sono da solo, sì. Due decave. No, c'è mia moglie, faccio vedere le cose a mia moglie, dico ti piace questo? E quindi è lei che vi dà l'ok finale. Però con me c'è, qui c'è Fabio Emarisio, c'è Chiara Benini che mi fa da assistente personale per quanto riguarda le scalette, il rapporto con gli artisti, informazioni, si segna le cose da rimettere a posto, da fare, mi ricorda cose durante lo show, essendo un one shot qualcosina te la perdi. E Emanuele, che anche se in questo momento è in America e Sud America, comunque mi prepara tutti i disegni, mi fa sì che funzionino per Capture, prepara tutti i fogli da consegnare poi alla squadra Luci, che ci tengo particolarmente a ringraziare su questo evento, perché si sono fatti veramente un discreto, perché devo dire che mazzo, se vuol dire, questo abbiamo esagerato, su questo abbiamo esagerato. Oh, questo è un po' grandicello, eh? Me l'hanno permesso, tu lo sai che io non mi lascio scappare occasioni. Io l'ho presentato, poi a un certo punto mi hanno tagliato un po' le mani perché ero andato ancora più pesante. Giustamente siamo tornati un po' indietro, però l'abbiamo fatto, eccolo qua, pronto. Dai, dici qualche special. Special, abbiamo le sparkular jet, le stile magnesio, insomma questi colpi di scintille, coriandoli, laser, 30 laser da 3 watt, e poi con gli artisti si voleva una grande mirror ball. Inizialmente si è partiti con tante idee, poi sono arrivato a fare questa semi mirror ball. Che vediamo lì. Sì. Con 4 motori a velocità variabile, che viene, scopre cose, copre cose, c'è una lift all'interno, insomma la regia poi insieme ai due fratelli Sacchetta, che anche loro hanno curato parte della regia, e le ballerine che avremo sul palco, abbiamo 7 ballerine, performer. Pistole CO2, insomma niente di che, però devo dire che, come ti ho detto, abbiamo qualche colpo in canna, ben settati. No, anche perché io immagino adesso, guardando un po' il pubblico in coda, vedo moltissimi bambini, giovani. Quindi giovani e giovanissimi, da cui suppongo che per molti magari questo sarà il loro primo grande concerto, forse, che vedono nella loro vita, quindi li battezzi subito di brutto, Francesco. Ti mando a casa con gli occhi, con occhiali da sole, pensa che stanno venendo tutti i miei figli. Francesco, noi ti ringraziamo, gentilissimo come sempre, grazie della tua disponibilità, in bocca al lupo, e noi mi sa che ci vediamo presto a Rimini. E ci vediamo presto, sì, siamo arrivati, eccolo lì. Grazie.